quanto riguarda le costi di iscrizione e cronometraggio di DS, parliamo di già sfioriamo i 3 euro. Quindi poi, parliamo? Appunto, ma l'ho detto pure poco fa con Gianfranco, perché a volte tanti che vengono pensano che dietro ci potrebbe essere una speculazione, mentre invece risolvi i problemi. poi Mario, con Mario ricordavamo quello che era 20-25 anni fa, quando andavamo a correre Pacco Gara quasi non esisteva. C'era la maglietta e una bottiglietta d'acqua. Non c'erano i ristori. E poi quando arrivavi, chi aveva la capacità di vincere i premi, il premio era la medaglietta, la coppa, erano i primi tre. Ecco, adesso dietro ci sono delle pretese che a volte... Ma questa è anche colpa degli organizzatori, perché quando potevano magari hanno aumentato i premi e i corridori adesso si sono abituati. Tant'è vero che c'è qualcuno che dice: ah, che premi ci stanno? C'è il prosciutto, allora ci vado. Non c'è il prosciutto e non ci vado. Ma questo era come quando qualcuno, se ti ricordi, che ammetteva 10.000-15.000 euro per le società. Sì. Qua però non organizza più, non si sa il motivo. Motivo lo sappiamo noi. Lo sappiamo noi, però non lo diciamo perché sennò incorreremo in querele. Lo sappiamo come gli trovano. Questo ti portano in cattiva luce contro in effetti è proprio come stai dicendo tu, Tommaso. Ha detto addirittura l'altra volta hai anche fatto un nome di uno che ti ha detto proprio che ti ha preso per uno speculatore, perché dice state speculando. Ma io non ho fatto il nome perché gliel'ho detto pure: vieni, ti prendi una penna, ti scrivi. No, ma facciamo proprio una puntata. La prossima volta lasci qualche euro in più quando te vai a scrivere. Sì, facciamo proprio una puntata anche in televisione. Siamo disponibili, magari si inviti qualche 4-5 organizzatori, ne veniamo a parlare, proprio dimostriamo perché tanti non sa, cioè tanti magari pensano che i bagni chimici ti vengono forniti dal comune, tanto per dire una cosa, oppure l'ambulanza, ti dicono che quella te la passa al 118, ma che ti passa al 118? E devono sapere che se non c'è l'ambulanza, ma non solo l'ambulanza, con il medico a bordo, con il medico non si può dare lo start alla gara. No, quindi comunque parlarne, perché tanti veramente un giorno lo facciamo pure. Infatti questa persona, quando l'ho preso, gli ho detto prendi una penna, cominciamo a scrivere, e già non parlava più, perché tante volte forse nemmeno se le immaginano che tra DS e Fidal ti partono 2-3 euro a persona. Infatti è importante parlarne. Io per esempio, ecco, noi per contenere il costo dell'iscrizione a 10 euro da qualche parte bisogna tirare, quindi che fai? Cerchi di tirare, che ne so, noi magari tiriamo sui premi di società, che non è che diamo migliaia di euro in premi di società, molti premi di società non mettiamo 15, 20 mila, 30 mila euro, perché addirittura c'erano delle gare che hai citato poco fa, senza fare i nomi, che mettevano come montepremi di società, mettevano circa 20 mila euro, e noi con 12 mila euro ci facciamo una gara, insomma, hai capito? È quello che ci ha portato poi a questo punto, che magari, e poi è quello che dà fastidio, Tommaso, l'abbiamo detto, è inutile che ci ripetiamo, no, però è meglio che gli ascoltatori, gli amici podisti lo sanno. Quello che è importante che si sappia, che gare come quella della Coriama al Tiburtino, possiamo citare anche la Coriama al Corladino, dove ci sono dei servizi che come per esempio il ristoro, l'accoglienza, eccetera, che a volte sono molto molto migliori di quelle che ti danno. Ma anche una stupidaggine che è così, che ti danno quelli che invece da una ambulanza noi ne facciamo venire due. Ma a parte quello non è per il lusso, tante persone, per la sicurezza. Uno sta alla partenza, uno sta all'arrivo, certo, ma è importante che lo sanno, perché magari invece poi che succede, che io cito Corriamo al Tiburtino per non avere un conflitto di interessi con la nostra, diciamo, io Corriamo al Tiburtino l'anno scorso a tutti i partecipanti, col fatto dell'anniversario eccetera eccetera eccetera, è stata data una tuta
sportiva, certo, a tutti quanti. Certo. Il costo, certo, era come le altre gare. Ci aspettavamo, certo, anche noi che siamo qui in trasmissione, che spesso collaboriamo con Cattesport anche durante, certo, la, certo, manifestazione, certo, certo, del nostro piccolo, di tirare i chip, queste cose possiamo fare come volontari. Vai a vedere, ci aspettavamo almeno un paio di mila per 2000 concorrenti. E invece, certo, siamo arrivati quell'anno, mi sembra 1200, forse 1100. No, è vero, no, ecco. Vero, è così, e poi è così, invece così, ti vai a vedere delle gare che ti fanno pagare 20-25 euro per 10 km, che non ti danno i servizi che ti danno con la Coriamo al Tiburtino. No, magari i servizi ci stanno, però non 25, sì, euro è. Ma il, no, ma come ristorio, beh. Sì, beh, infatti, secondo me anche la FIRA, non so, chi più preposta, dovrebbe dare come i propri punteggi, come gli, diciamo, altri, stelle, 3 stelle, 4 queste stelle, gare stelle, c'hanno anche per dare un senso, perché allora queste magari notano tutte quante queste cose, il ristoro, quelle è capitato gare che è mancata l'acqua. Sì, sì. Anche per dare dei segnali agli atleti dove devono premiare qualche gara, appunto, uno fa uno sforzo. Ti fa tutto quanto e poi fai meno degli altri che le altre gare, non lo so. Ma io ricordo, vedi, queste gare qui che ha citato pure Pino, dove cosa, c'è sempre una scenografia che è quella poi che alza i prezzi, no? Cioè, Circo Massimo, tutti quei gazebbi. Purtroppo la Resford cure per certo, due o tre giorni ci stanno tutti questi gazebbi, sì, sì, che fanno manifestazioni, eccetera. Quelli sono, certo, costi che poi chi li paga alla fine ricadono sui, certo, concorrenti. Certo. È chiaro, è chiaro. Cioè tu vedi lo spettacolo, poi vai a correre, ma dello spettacolo che o vede pure uno che non corre, capito? Beh, però chi va a correre poi deve contribuire al pagamento della scenografia. Io ricordo l'anno scorso, Tommaso, faraoniche. L'anno scorso mentre mi stavo allenando lì al parco di Colli Aniene, lì al Baden Power, come si chiama lì, stavo insieme al nostro carissimo amico Mario Lapenna e altri amici che conosco, e ci è venuto uno che parlava della gara che aveva fatto la domenica e ci diceva: ah, che bella gara, quella è una bellissima gara. E ho detto: sì, ma lo sai che quella gara è partita, senza fare nomi, per carità, è partita con, sì, 10 euro, adesso è arrivata a 15 euro. Ah, a me, seppure me ne fanno pagare 20-25, quella gara, sì, vado a fare perché. Sì. Oh, allora ho detto: allora qui, no, no, no. E poi fosse, sai, fosse uno, un top runner che arriva primo, che quindi è uno che in classifica scompare nelle classifiche. È uno che gli piace correre, però, non guarda il costo, magari gli piace la gara. Gli piace il percorso e la fama, questo non è che si può criticare. No, io dico perché a volte ricordo, come si diceva, ma la maggior parte degli atleti però non vogliono spendere, diciamo la maggior parte degli atleti vogliono spendere poco e avere un prodotto all'altezza di quello che spendono. Spendi poco, magari ottieni poco, però se tu spendi 25 euro per una gara, poi ti aspetti magari un pacco gara di almeno 10 euro, ecco, capito, e invece non ti danno nemmeno quello. Beh, infatti abbiamo fatto anche esempio che ti ricordi negli anni 70 quando il costo della vita era quello che era, insomma, c'era gente che dice: ah, ma io sono andato da quel dottore, quello è proprio bravo, quello se prende 80.000 lire, quando gli stipendi erano 150.000 lire, quello è proprio bravo, se prende 80.000 lire, cioè lì era la quota che faceva la bravura, mentre invece poi alla fine magari era un caprone, e quello che il medico dell'ASL dell'allora INAM poteva essere addirittura meglio di quello, però ecco, la gente ci andava con questa cosa. Allora lì si paga 25 euro perché è una gara importante, una gara bella, mentre invece a volte va bene. Va bene, allora oltre a noi ha detto Tommaso, vabbè, ci siamo dilungati su questo argomento che purtroppo è un argomento che è bene sempre ricordarlo per gli amici che ci sentono, perché sempre c'è qualcuno che pensa che dietro c'è una speculazione. Glielo dimostriamo che non c'è speculazione, anzi a volte, come è capitato al sottoscritto 2 anni fa, c'è stata una grandissima remissione senza la speculazione fare al contrario, e che poi allora qualcuno può pensare: ma allora sei un cretino, perché ha rifatto? Ho rifatta perché c'è stava già un piccolo fondo precedentemente. Certo che se si ripete per 2 anni consecutivi certo, è il fallimento, nessuno è disposto a fare beneficenza, insomma, no. Bene, allora ha detto che oltre a noi ci sarà questa associazione di
acquistare quello abbiamo, come abbiamo detto, per la ostia della Rock and Run. Poi non, noi ogni tanto ci infiliamo dentro qualche personaggio, non so se tempo fa è venuto un ultramaratoneta, l'hai vista tu la trasmissione, sì, Mario? Quando c'era, c'era Marcello, sì, Arena, quella che ha fatto 120 maratone. Sì. Allora adesso invece quest'anno, questa sera viene un altro personaggio che tu conosci sicuramente, Antonio De Carvalho. Sì, come sì, no, è brasiliano. Presidente del... Bravo, come sono tanti anni che corre, ce l'ha chiesto, veramente è stato lui veramente che mi ha fatto questa richiesta. Quando mi invidi? Certo. E stasera lo accontentiamo. Bene. Così ci parlerà anche lui, che fa, lui fa anche un po' sempre, mi sembra, ha fatto, se ancora... fa beneficenza, porta cose, sì, fuori, sì, porta, sì, sì, una, sì, una casa famiglia in Brasile. Bravo, dove, sì, delle, dove, sì, è nato lui, e lo fa con lo scopo, sì, proprio di togliere i ragazzi dalla esatto, strada, sì, qualcosa, anche io l'ho aiutato, poi dà anche un aiuto, un aiuto alle famiglie dei ragazzi un po', sì, disagiati, sempre, sì, lì, sì, nel, sì, Brasile, sì, sì. E io gli faccio, lui organizza una gara, uno o due gare lì a Villa Panfili per beneficenza, sì, e io gli faccio, sì, sempre, sì, la locandina sul, sì, sul sito gratuitamente, non gli, sì, chiedo, sì, nulla, sì, sì, sì. Bene, Tommaso, sono cose fatte, sì, in beneficenza, sì, e io, ma cerco, no, insomma, di, no, contribuire nel mio piccolo, come no, con, no, il, come sito, no, come no, con il sito che è uno dei più visitati d'Italia. Sì, infatti, complimenti, no, complimenti, lo ricordiamo sempre, sì, questo. Il, allora, Tommaso, ci vediamo questa sera. Va così, bene, così finalmente sveleremo i volti di questa, sì, radio. Parleremo della nostra rubrica del podismo, ma parleremo soprattutto del palinsesto di Radio Roma Futura. Certo. Bene, Tommaso, piacere, certo, ci vediamo, bene, questa sera, diamo appuntamento a tutti, va, gli ascoltatori, bene, a questa sera, anziché vedere il festival, vedete, no, 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 tutti, sì, tutti a vedere il festival, ma che stiamo scherzando? Va bene, di nuovo, Tommaso, non allora di sicuro, nemmeno stasera, nemmeno ieri, nemmeno l'altra sera, non è per essere, no, ma io, neanche io, perché allora lunedì, come si dice, però non queste specie di queste manifestazioni non è che mi, che c'è entusiasmo, non le gradisco molto. Ma infatti io martedì c'era la Roma, quindi ieri, quando c'è ieri, la Roma è ieri c'era Totti, ieri qualcuno l'ha visto perché c'era Totti, stasera, okay, ci siamo noi. Bene, allora, Tommaso, e questa sera di nuovo un grande, okay, saluto, e poi ci risentiamo, ci vediamo questa, ciao, sera, Tommaso, ciao, Tommaso, ciao, bene, ciao, 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 ciao. Sì, Mario, è sempre bene ricordarle queste cose che magari, sì, sfuggono, ma ormai più sfuggono, perché chi viene a partecipare spesso se, sì, pensa che dietro c'è una speculazione, io penso che la gente, questi discorsi gli entrano d'orecchio e gli escono dall'altro, sì, ma non sa il sacrificio che c'è dietro, oltre la spesa, ma chi, quello che, ma chi corre non, che lo stiamo, non lo può sapere, lo può sa chi organizza l'attenzione, ecco, sa che è un sacrificio organizzare le gare, la tensione nervosa chi, che c'è dietro, la fatica fisica, si limita a correre, si arriva prima, arriva ultimo, c'è poca importanza. L'importante, certo, è chi va a correre. L'unica cosa, ecco, è sempre il caro pettorale, che per contenere i prezzi da qualche parte bisogna dire, soprattutto noi che non abbiamo grandi sponsor, ecco, perché noi proprio gli sponsor ce l'abbiamo proprio, ma limitati. Il fatto, ecco, è il fatto che chi corre pensa sempre che le gare dietro vengono organizzate perché ci sono gli sponsor, quindi chi li organizza lo fa perché ci guadagna. Sì, purtroppo non è sempre così, qualche volta ci si rimette pure. E, sì, sì, ma e noi poi, ecco. E poi basta vedere tante gare che si fanno un anno o due, poi non si fanno più. Il motivo qual è? Il motivo è perché chi le organizzava sperava magari, non dico di guadagnarci, ma anche di non rimetterci, visto che poi non ci si guadagna, magari ci si rimette pure dopo una o due esperienze negative. Ma ti ricordi, Mario, senza noi chiaramente non un accenno di polemica, purtroppo è anche giusto farlo, l'anno scorso al termine della manifestazione, il giorno dopo, due giorni della manifestazione, corriamo al Collatino, il presidente di un gruppo sportivo ha detto: ah, ma se saltranno il regolamento è sempre quello, non veniamo, perché l'anno scorso avevamo messo i premi di società in percentuale, volevamo ripeterlo anche quest'anno, non l'abbiamo fatto perché abbiamo messo dei premi fissi, siamo ritornati al premio fisso perché grosso modo l'entità, sì, grosso l'entità modo era quella, era quella. Allora che cosa io ho detto, vabbè, se non vieni pazienza, sono andato a vedere
sul sito di quel gruppo sportivo, la gara Corriamo al Collatino non è stata inserita. Quindi noi ce ne facciamo una ragione, per non dire un'altra cosa.